Cari amici, buon lunedì, ben ritrovati con le nostre ricettine. Spero che abbiate già avuto modo di leggere il programma delle ricette di questa settimana e se l'avete fatto avrete già scoperto che oggi andiamo a trattare uno dei mostri sacri della pasticceria ragusana, i nucatili, che molti di voi probabilmente non conosceranno. Sono dei biscotti della nostra tradizione, dalla caratteristica forma S, che hanno un involucro di una sorta di frolla, come la intendiamo noi, quindi con lo strutto, eccetera, eccetera, e il ripieno fatto a base di frutta secca. Quindi oggi andiamo a vedere passo per passo come si vanno a preparare questi biscotti. La caratteristica che distingue un po' questi biscotti dalla maggior parte dei biscotti tradizionali è il fatto che andiamo a utilizzare del lievito di birra. In realtà la tradizione vorrebbe che si utilizzasse un crescente, che poi sarebbe il lievito madre. Quindi per chi di voi ce l'ha può prendere un cucchiaio di lievito madre e farlo sciogliere un pochino di latte. Io non utilizzo il lievito madre, quindi sono andata a mettere mezzo cucchiaino di lievito di birra in polvere in una ciotolina e l'ho sciolto in un pochino di latte. Poi oggi vi faccio vedere come fare 250 g di impasto. Tutte le ricette tradizionali che ho consultato prima di fare il video prevedono almeno 1 chilo di farina. Questo è facilmente spiegabile perché una volta si impastava e soprattutto si infornava una volta alla settimana, quindi si accendeva il forno tradizionale una volta alla settimana. Oggi fortunatamente abbiamo i forni elettrici a casa, abbiamo anche delle famiglie un po' meno numerose, quindi tendiamo a fare un quantitativo inferiore di biscotti. Quindi oggi vi faccio vedere come lavorare 250 g di farina. Per 250 g di farina vi servono 50 g di strutto, che se volete potete sostituire col burro, ma come sempre dico non è proprio la stessa cosa. 50 g di zucchero, zucchero semolato normale. Poi vi dicevo, o un cucchiaio di crescente, quindi di lievito madre, oppure mezzo cucchiaino di lievito di birra in polvere che andate a sciogliere in un pochino di liquido, che in questo caso è il latte, ma ci sono anche varianti di questa preparazione che prevedono l'utilizzo del vino bianco al posto del latte. Quindi io ho aggiunto un pochino di latte qui e lo mischio per fare sciogliere il mio lievito in polvere. Naturalmente, se volete, potete utilizzare anche il lievito di birra fresco. In quel caso ne mettete un cucchiaino. Quindi cercate più o meno di vedere quanto lievito ci sta in un cucchiaino e lo utilizzate un pochino come se fosse lievito madre. Allora, a questo punto, la prima cosa che devo fare è appunto preparare l'involucro dei miei biscotti. Quindi vado a mettere lo zucchero con la farina, vado a mettere anche lo strutto e questo pochino di lievito che ho sciolto nel latte e poi, dopo aver fatto amalgamare i miei ingredienti, andrò ad aggiungere a filo il latte per capire esattamente quanto ce ne vuole. Perché, come vi ricordo sempre, purtroppo negli impasti abbiamo difficoltà a trovare esattamente la quantità di liquido necessaria perché ci sono tutta una serie di variabili che possono, diciamo, far cambiare leggermente il liquido di cui abbiamo bisogno. Quindi intanto verso questo qua con il lievito e inizio a lavorare con una mano. Una me la tengo sempre pulita per poi poter versare tranquillamente i miei liquidi senza andare a sporcare tutto. Come vedete, ormai lo sapete se mi seguite da tempo, il mio dosatore ideale è il Biberon, che non ho mai buttato da quando mia figlia non l'ha più utilizzato perché è comodissimo a tutte le tacchette. Quindi per misurare i liquidi, se siete mamme, mi raccomando, anche se non vi servirà più per i vostri figli, non buttate i Biberon perché sono veramente delle risorse interessanti. A questo punto inizio pian piano ad aggiungere un poco il mio latte fino ad avere un impasto dove tutta la mia farina si è ben amalgamata. Dopo aver fatto amalgamare per bene tutto il mio impasto, lo trasferisco su una spianatoia infarinata e continuo a lavorarlo fino a creare una bella palla liscia ed omogenea. Quindi trasferisco il tutto sul mio piano da lavoro, lo faccio asciugare esternamente, magari infarinatevi anche un pochino le mani per andare a togliere tutti i residui di impasto che si attaccano puntualmente alle dita. Dopodiché un pochino di olio di gomito e facciamo lavorare il tutto per altri 5 minutini, perché quando utilizziamo il lievito di birra, il lievito madre, eccetera, c'è bisogno di fare partire, di fare sviluppare la cosiddetta maglia glutinica, quindi ci vuole un attimino di lavoro sulla spianatoia. Questo passaggio non ci occorre invece quando facciamo i biscotti tradizionali, frollini, dove tutt'al più magari aggiungiamo un pochino di lievito chimico per dolci, perché quello, a differenza di quello di birra, si attiva con il calore, quindi anche per le torte, insomma, basta aggiungerlo agli ingredienti e poi farà tutto lui. Quindi è un utilizzo diverso a seconda della tipologia di lievito che andiamo a utilizzare.
come vedete il mio impasto è già bello compatto, quindi lo lavoro per qualche minuto, poi formo una palla e lo vado a sistemare dentro una ciotola per farlo lievitare per circa un'oretta. Quindi trasferisco la mia palla di impasto in una ciotola, se preferite potete anche ungerlo un pochino per evitare che si attacchi l'impasto, poi la copriamo con la pellicola trasparente e la lasciamo lievitare circa un'oretta, nel frattempo noi ci occupiamo del ripieno. La prima cosa che devo fare per preparare il ripieno è bollire dei fichi secchi, quindi ho acquistato dei fichi secchi, questi sono 125 grammi perché la ricetta tradizionale ne prevede mezzo chilo, dato che io sono andata a ridurre le quantità, sono andata a ridurre in proporzione anche le cose che mettiamo nel ripieno. Quindi qua ho dell'acqua bollente dove ho messo un pochino di cannella, un pochino di scorzetta di limone, se vi piacciono potete mettere anche chiodi di garofano, io non li amo quindi preferisco non metterli, e tuffo i miei fichi secchi nell'acqua, quindi li faccio sbollentare per una decina di minuti. Mentre l'impasto lievita non ci occupiamo del ripieno. Allora, come vi accennavo prima, il ripieno è a base di frutta secca, quindi ho scelto qui un mix di frutta secca, ho preso noci, mandorle e pistacchi. Tenete conto che la grammatura totale della vostra frutta secca deve arrivare a 100 grammi, quindi se riuscite a farla variegata naturalmente i biscotti saranno più saporiti. Poi ho qua i miei fichi secchi che ho fatto bollire come abbiamo appena visto, e poi mi serve un pochino di marmellata, giusto 25 grammi, io sto dividendo una marmellata di arance di Sicilia, va bene anche quella di limone, insomma comunque qualcosa un pochino di acidulo e profumato ci sta sicuramente bene. Allora, la prima cosa che devo fare è tritare la mia frutta secca, per evitare che mi schizzi dappertutto io vado a utilizzare un comodissimo mixer, d'altronde se li hanno inventati utilizziamoli, è vero si può anche tritare tutto al coltello, ma ovviamente siccome la frutta secca è duretta tende a schizzare qua e là, quindi io personalmente scelgo la comodità. Quindi frulliamo la nostra frutta secca. E la trasferiamo in una ciotola. Ecco qua. Ci aggiungiamo la nostra marmellata. E poi dobbiamo aggiungere anche i nostri fichi, che sono ormai molto morbidi dopo averli lessati. Però io vi consiglio di lavorarli un attimo, di tritarli un attimo grossolanamente con il vostro coltello per facilitarvi il lavoro, perché poi dobbiamo impastarli insieme alla nostra frutta secca, cercando di creare una vera e propria, quasi una crema, insomma. Deve essere tutto bene amalgamato, quindi tritare un attimo i nostri fichi secchi sicuramente ci aiuta a impastare senza difficoltà. Aggiungiamo i fichi secchi alla nostra frutta secca e iniziamo a impastare. Vedete, tendo a lavorare in questa maniera, prendo il tutto in mano, lo strizzo e lo rilavoro perché mi interessa fare quasi sciogliere i miei fichi secchi in mezzo al resto della frutta secca, proprio a creare una sorta di poltiglia che poi sarà il ripieno dei nostri biscotti. Dopo averlo lavorato velocemente, il nostro impasto, quindi il nostro ripieno, si è amalgamato, si è scurito e questa è più o meno la consistenza finale che deve avere, quindi deve essere scuro, deve essere abbastanza compatto e deve essere appiccicoso. Ci siamo! Adesso che il nostro impasto è lievitato, dobbiamo stenderlo. L'ideale è cercare di dargli una forma quanto più possibile regolare, quindi quadrata o rettangolare. Naturalmente, se non doveste riuscirci, non vi preoccupate, non fatevene un cruccio, perché tanto poi possiamo anche ritagliare i bordi e andarli eventualmente a rimpastare. Quindi state tranquilli e cercate semplicemente di fare del vostro meglio, come sempre. Quindi io me la sistemo già in maniera per predisporla, diciamo, a una forma rettangolare. E poi le inizio a stendere con il mio mattarello. Allora, a questo punto dovete utilizzare una rotellina, perché si preferisce la rotellina al coltello per una ragione estetica, perché avremo dei bordi, diciamo, più ricamati e dobbiamo andare a realizzare tanti cilindri dove poi andremo a mettere il nostro ripieno. Quindi tenete conto che i cilindri non devono essere troppo stretti, quindi poi vi vado a scrivere nella ricetta nel blog esattamente di quanti centimetri conviene farli. Ora sto andando a occhio, poi vi saprò dire esattamente la misura. Riprendiamo il nostro ripieno e creiamo dei cilindri da sistemare all'interno di ognuno dei nostri rettangoli. Quindi cerchiamo di farli il più possibile regolari.
e li sistemiamo appunto al centro di ogni rettangolino. Vedete? Questo è come dovete sistemare il vostro ripieno all'interno delle strisce di impasto. Adesso dobbiamo ottenere tanti cordoncini così, quindi con ripieno all'interno, quindi dobbiamo sollevare i bordini dei nostri rettangoli di impasto e farli aderire al nostro ripieno, cercando ovviamente di non spaccarli. Cerchiamo di dare lo stesso spessore a tutto il nostro cilindretto. Adesso che i nostri cordoncini sono pronti, dobbiamo ritagliarli in tanti biscotti. Ho già iniziato e quindi vado successivamente a conferire ai miei biscottini la caratteristica forma S dei Nucatoli Ragusani. Quindi prendo ogni cilindretto e lo vado a ripiegare su se stesso fino a dargli una forma S. Procediamo così con tutti i biscotti. Ho cotto i miei biscotti per 20 minuti in forno statico preriscaldato a 180 gradi e ora sono pronti. Mentre raffreddano, io mi occupo dell'ultima parte di questi biscotti, che è la glassa. Andrò a realizzare una semplicissima glassa all'acqua. Per fare la glassa all'acqua vi serve dello zucchero a velo e dell'acqua. È semplicissimo. Quindi la cosa importante è non buttare il liquido tutto in una volta, perché basta pochissima acqua per fare la glassa. Naturalmente più acqua aggiungete, più avrete una glassa liquida. Noi in questo caso ci serve una glassa abbastanza compatta, quindi che rimanga bianca e che rimanga abbastanza compatta per poter poi decorare i nostri biscottini, che fortunatamente nella tradizione non sono decorati in maniera particolarmente artistica, quindi io non avrò problemi a riprodurre la glassa, diciamo, tradizionale. Ecco, come vedete, si sta già addensando la mia glassa. Siccome io la voglio densa, 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 vado a mettere un altro pochettino, poco di zucchero a velo, perché la voglio bianca, si deve vedere sui miei biscotti, quindi non voglio una glassa trasparentina, ma molto bianca. Quindi, dato che io stessa ho esagerato leggermente con l'acqua all'inizio e come vedete ne ho aggiunto veramente pochissima, sto aggiungendo altro zucchero a velo per ribilanciarla. Tenete conto che la glassa, una volta, asciugata, poi indurisce, quindi la mettete sui vostri biscotti, aspettate un po' e quando poi la glassa si è indurita, sono pronti per essere gustati. Ecco qua, una glassa bella liscia e bianca. Lasciando i biscotti ancora in teglia, così c'è la carta forno e poi non dobbiamo metterci a lavare i nostri piani, andiamo a versare la nostra glassa. Vedete, questa qua è la consistenza finale che ho ottenuto io, quindi è densa, bianca, ma facile da versare sui nostri biscotti. Quindi ho un cucchiaino molto piccolo e vado passando avanti e indietro sulla superficie dei nostri biscotti. Finalmente pronti per essere gustati. Ecco qua i nostri Nucatoli Ragusani. Quindi vi assicuro che sono una golosità e poi hanno il grande vantaggio di conservarsi per diversi giorni, un po' come tutti i dolci della nostra tradizione, perché come vi spiegavo all'inizio del video, appunto, non si accendeva di certo il forno tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, come facciamo adesso. Quindi spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta. Al massimo nel pomeriggio ve la pubblicherò nel blog, così potrete seguire passo passo tutte le dosi per provarci anche voi. Se li fate, se vi fa piacere, mandatemi la foto. Io per oggi vi saluto, ci vediamo domani con una bella direttina a base di uova. Mi mando tanti baci e buona giornata e buon pranzo a tutti. Ciao!